Venditalia 2015 Special Edition. Siamo allo stand della Bianchi Vending con Massimo Trapeletti. Massimo, per te è un ritorno alla proprietà di questo brand famosissimo che ha fatto la storia della distribuzione automatica. Intanto tu sei ormai non più un volto nuovo per gli amici di Vending TV e VendingNews.it, che è il portale della distribuzione automatica, dell'informazione sul vending, il più visto in tutto il mondo. Saluta pure gli amici di VendingTV.it. Buongiorno a tutti e benvenuti allo stand Bianchi. È un orgoglio per tutto il nostro gruppo di lavoro essere qui, poter presentare tante novità e rincontrare tanti amici rientrando in un mondo che abbiamo sempre sentito come nostro e che abbiamo lasciato solo per qualche anno. Il tuo è un ritorno, un gradito ritorno, dicevo. Hai accettato questa sfida di rientrare a capo del gruppo Bianchi Vending e in soli 9 mesi siete riusciti ad allestire ben 9 progetti che presentate alla vostra prima fiera, o meglio alla prima fiera del tuo mandato. Riesci ad illustrarci brevemente i 9 progetti che state presentando in questa Venditalia? Assolutamente sì, il lavoro che hanno fatto tutti i ragazzi che ci sono nell'ufficio tecnico e tutta la struttura di Bianchi è stato veramente importante. Io ho detto sempre a tanta gente che quello che ho trovato ritornando, avendo lasciato l'azienda nel 2007 e tornando oggi, che i ragazzi sono molto più veloci nel sviluppare i progetti nuovi. È logico che per fare ciò ci vuole una direzione, ci vuole una indicazione di dove andare, di cosa progettare e sicuramente oggi la nuova proprietà ha dato un input e una strategia di sviluppo. I 9 progetti sono sicuramente importanti perché rinnovano tutta la gamma. Siamo partiti dalla macchina che vedete qui alle spalle, che è una macchina con doppio bicchiere, con la possibilità di fare i topping e quindi di personalizzare le bevande. Abbiamo lanciato insieme alla macchina un sistema di sganciatappi che non è soltanto sganciatappi per fare il coffee to go, ma abbiamo anche all'interno la possibilità di dare al cliente diciamo un prodotto di cortesia, che può essere il cioccolatino, il biscotto oppure il tè vero in bustina o delle tisane. Quindi la macchina ha una serie di novità importanti e di proposte che possano permettere al gestore di uscire dal classico caffè, cappuccino e cioccolato. Oltre a questo abbiamo presentato tutta la gamma nuova della Vista. La Vista è la macchina dello snack che possiamo vedere qui al nostro lato, e dove abbiamo inserito una serie di accessori che prima non avevamo, dal touch 7 pollici per poter visualizzare le caratteristiche ergonometriche del prodotto, all'ascensore per poter permettere di vendere prodotti freschi anche nella parte alta del distributore, ai display sui cassetti per poter fare delle promozioni dedicate e infine, non ultimo ma la cosa più importante, la possibilità di mettere una scorta di prodotti erogabili nella parte dietro il sistema di pagamento che permette di avere un'autonomia di acqua o di lattine pari a 68-70 pezzi. Quindi oltre alle classiche bottiglie che si vedono c'è anche questo scorta di acqua in più. Oltre a questa novità abbiamo lanciato anche la nuova macchina Lake 300 con la Vista Small, che sono le macchine che sostituiscono l'Eurocombi. Andiamo da quest'altra parte, cerchiamo di guardare anche questa macchina. Ecco, io mi metto di qua. Questa macchina qui è una macchina che praticamente sostituisce la 931. Abbiamo rifatto completamente la porta. Una cosa che voglio trasmettere a tutti i telespettatori è il concetto, la strategia che questi 7 anni che ho fatto nel mondo degli operatori mi ha insegnato, è che queste macchine, visto che io tra parentesi ho fatto anche tanto refurbishing di macchine usate nel mondo IVS, è che questa macchina, tutte le macchine che abbiamo presentato nuovo, dalla Lei 300, la Lei 400, la Lei 600, hanno tutto il concetto che non sono macchine che diventano vecchie, nel senso che tutte queste macchine possono avere la possibilità di cambiare un kit in 15 minuti e inserire il touchscreen anziché la pulsantiera a membrana o tattile che oggi noi presentiamo. E questo perché? Perché fra 2-3 anni il costo dei touch sicuramente sono diminuiti e quindi l'operatore potrà ricondizionare la macchina e presentare una macchina al cliente estremamente tecnologica. E questo
come è avvenuto, nel senso che noi predisponiamo tutta l'elettronica e tutti i cablaggi che sono già predisposti per poter accettare il touchscreen. Oggi magari l'operatore non vuole spendere un costo così importante mettendo un touch, ma può comprare una macchina economica con la pulsantiera membrana normale e fra 2-3 anni cambiarla. È sicuramente una novità, perché se voi considerate come operatore, prima io quando compro una macchina o compravo una macchina sapevo già che mi rimaneva a conto economico per 7 anni senza che io potessi più tecnologicamente renderla innovativa, perché potevo soltanto riverniciarla, ricondizionarla, ma non potevo fare il brand di IWS, ma non potevo sicuramente cambiare la tecnologia. Oggi con Bianchi è possibile, tutte le macchine sono upgradabili e questo è un vantaggio che sicuramente l'operatore dovrà considerare per il suo futuro, per il futuro della propria azienda. Massimo, questa macchina, la nuova 931, la versione riveduta e corretta della 931, può lavorare con un serbatoio autonomo per l'acqua? Assolutamente sì, dietro c'è un modulo dedicato per il serbatoio autonomo. Queste macchine in effetti, se vanno in ufficio, raramente hanno la possibilità di portare la rete idrica, quindi il fatto che ci sia un serbatoio è fondamentale. Mantiene comunque tutte le caratteristiche anche dell'altra macchina che abbiamo appena visto, il display touch, i cassetti con il display dove poter... Abbiamo lanciato anche la Vista Small abbiamo cambiato rispetto alla 636 che c'era prima, perché abbiamo aumentato la capacità dell'area interna e abbiamo inserito due cassetti per le bottiglie. Un'altra cosa che ho imparato facendo il gestore era che l'autonomia dell'acqua, che è la parte, il prodotto che si vende di più, è fondamentale. Oggi ci stanno 96 bottiglie da mezzo litro in una macchina di piccole dimensioni che fanno la differenza sui punti vendita che si possono trovare oggi normalmente negli uffici. Altra novità, abbiamo presentato tutta la gamma nuova delle Aria, che sono le macchine che sostituiscono le BVM dello SNEC. Sono macchine completamente nuove, con le porte in alluminio, con i profili in alluminio, che possono essere sicuramente più accattivanti rispetto a quello prima. Sono tutti in categoria A, quindi il risparmio energetico è importante oggi, perché tutte le gare oggi, se si vedono nelle gare che si fanno pubbliche, c'è la richiesta del consumo energetico, perché è una cosa che è sicuramente importante. Altro progetto che abbiamo lanciato è la Vista Touch 46 pollici, praticamente una macchina completamente touch, non si vedono più i prodotti all'interno, ma c'è la possibilità di vendere qualsiasi tipo di articolo, che può essere food o no, ma in questo caso c'è l'ascensore, abbiamo messo ancora una volta il discorso della refrigerazione oppure no, c'è il touch che ti può spiegare tutto quello che hai bisogno, la telemetria, e questo è un altro progetto importante che abbiamo portato qui a Venditalia. Ma c'è anche il negozio, lo shop, tutto in uno. Assolutamente sì, abbiamo voluto portare nell'area progettuale lo shop Self 24, che è un negozio, praticamente un supermarket da 6 metri quadrati, dove ci sono all'interno 400 articoli refrigerato, quindi si può vendere tutti i prodotti freschi o non, e con la possibilità di essere messo sul marciapiede e che possa occupare lo spazio di una vetrina praticamente. Questo è un progetto che oggi stiamo lanciando, lo stiamo presentando, uscirà sul mercato nei prossimi 15 giorni, perché già posizioneremo due di questi negozi in Francia e da lì cominciamo tutto il percorso. Riteniamo che sia il futuro del vending o dei gestori che ci crederanno, perché è sicuramente un progetto diverso dal classico distributore automatico. I prodotti che vanno messi all'interno non sono gli stessi, se non alcuni, del distributore automatico classico, ma sicuramente ci darà la possibilità, o a chi lo vorrà affrontare questo progetto, darà la possibilità di andare a cercare i consumatori sulla strada, non più all'interno del corporate, non più all'interno degli uffici, ma sulla strada, sui marciapiedi, e questo sicuramente è il futuro di tutto questo settore. Massimo, gli ultimi 7 anni, prima del tuo ritorno a Bianchi Vending, sono stati importantissimi per te, perché hanno contribuito ulteriormente a formare la tua esperienza in qualità di gestore. Quali sono gli elementi principe che hanno dato una marcia in più a questa nuova esperienza che hai intrapreso da 9 mesi?
Sicuramente il fatto di avere la conoscenza del settore o della parte della medaglia che è quella operativa sul mercato della logistica del servizio ti fa capire tantissime cose. Ci si è sempre lamentati del rapporto, della non trasparenza tra produttori e operatori. I produttori spesso e volentieri hanno avuto, compreso Bianchi nel passato, l'arroganza di proporre prodotti al gestore senza sapere esattamente come venivano utilizzati o per quale necessità venivano proposti. Oggi, io sono 7 anni nella parte operativa di gestione della IVS, ho capito tante cose che prima non conoscevo e questo mi dà sicuramente la possibilità di indirizzare i ragazzi che progettano e i progetti strategici per il futuro di Bianchi e indirizzarli verso un obiettivo ben preciso, che è quello di soddisfare l'operatore da una parte, ma soprattutto il cliente finale dall'altra, perché ricordiamoci sempre che non possiamo vivere senza di loro e se non soddisfiamo loro non serve nulla a fare né le macchine né essere gestore. Beh, diciamo che è ciò che affermiamo anche noi da qualche anno, in considerazione del fatto che il consumatore finale è il vero giudice dell'operato del servizio di somministrazione attraverso distributori automatici. Qual è il futuro di Bianchi Vending ora che hai ricominciato con tantissima voglia, tantissima grinta e considerando quelli che sono i risultati dei progetti presentati alla luce del prossimo 2017, dove qualcosa cambierà nell'ambito della distribuzione automatica? La prima obiettivo che ci siamo dati è quello di rinnovare completamente la gamma per essere nuovamente al centro della distribuzione automatica, quindi dell'attenzione dei gestori. Lo abbiamo fatto con un obiettivo ben diverso, che è quello di cercare di dare valore aggiunto alle nostre macchine che potesse dare la soddisfazione dell'operatore, perché l'obiettivo fondamentale, ricordiamocelo tutti, è quello di riuscire a spuntare un prezzo superiore all'utente finale grazie anche alla tecnologia, perché se all'utente finale gli dai solo il servizio è importante, è fondamentale, ma non è sufficiente, bisogna dargli qualcosa di diverso, come ad esempio abbiamo fatto noi sulla macchina con il topping e con il cioccolatino, il biscotto, il tè, i bustine. Rappresentano di fatto un plus per il servizio, l'integrazione del servizio al consumatore finale. Assolutamente sì, e questo sicuramente lo stiamo già vedendo dai primi gestori che le hanno viste, che sono assolutamente interessate perché vedono che si apre un mondo completamente diverso tra e non il classico caffè, cappuccino e cioccolata. E oggi sul mercato ci sono tanti prodotti alternativi che possono essere già quelli composti, che possono essere il cappuccino con la nocciola oppure la vaniglia, che sono tutti prodotti in alternativa, che però devi avere le scatole sufficienti per non penalizzare quelli classici, ma soprattutto ci sono degli accessori che vengono aggiunti a quelle che è la classica scatola del prodotto solubile e che possono fare la differenza. E noi lavoreremo su quello, lavoreremo con l'obiettivo di riposizionare Bianchi al centro, come dicevo prima, del mercato del vending e con una piccola soddisfazione come l'obiettivo di ritornare perlomeno alle quote di mercato che avevamo prima. I fatturati arriveranno solo esclusivamente se saremo in grado di poter proporre qualcosa di innovativo. Il gusto dell'innovazione che abbiamo messo sotto il brand è proprio quello che ci piace, nel senso proporre ogni giorno qualcosa di nuovo e fare 9 progetti nuovi in 9 mesi, vi assicuro che è una grande soddisfazione. Avete fatto qualcosa davvero di straordinario, anche e soprattutto perché sei partito sì da ciò che c'era, ma hai rivoltato davvero l'azienda come un calzino. Assolutamente sì, il prodotto è stato il primo perché senza quello non fai nulla, abbiamo ribaltato dal punto di vista dell'organigramma perché abbiamo inserito persone nuove, competenti, con una esperienza nel settore importante. Ci stiamo dedicando a progetti nuovi anche nel campo dell'Oreca e quindi delle macchine professionali da bar, per cui sono entrate 3 persone con specifiche conoscenze di quel settore. Abbiamo ribaltato tutta la parte produttiva perché abbiamo reinstallato il sistema del Lean Production e la Bianchi oggi, chi l'ha vista 7 mesi fa e viene oggi, la vede completamente ribaltata. Abbiamo potenziato soprattutto il discorso anche delle risorse umane perché abbiamo motivato le persone, sono tutte contente e penso che uno degli aspetti più importanti di questa fiera è che qualcuno ci ha già
detto è che il morale che c'è nel gruppo Bianchi e nello stand Bianchi è sicuramente differente rispetto agli altri, in un mercato che, come sappiamo tutti, è ancora in calo purtroppo, sia dal punto di vista delle consumazioni sia dal punto di vista delle vendite delle macchine nuove. Questo l'abbiamo percepito anche noi, perché abbiamo trovato volti sorridenti. È pur vero che ci conosciamo da tanti anni, un po' con tutto il vostro staff, ma è altrettanto vero che al mio come va mi è stato risposto tanti benissimo, e questa è una bella soddisfazione per te, Massimo, grazie. Io magari avrò modo di fare una scappata proprio in azienda, per poter mostrare e documentare attraverso le nostre telecamere in che modo avete trasformato la vostra metodologia produttiva, con quali strumenti, quali sono i nuovi concept, le nuove regole che vanno a fare di Bianchi Vending una delle principali eccellenze mondiali in campo del vending. Grazie Massimo. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie. Amici, io continuo nel frattempo in questo viaggio itinerante per presentarvi altre novità qui a Venditalia 2015. Non andate via.